professor Malizia, che è un grandissimo nome, uno scienziato, medaglia d'oro della sanità, ha dedicato una vita alla ricerca, e è il massimo esperto di materia di tossicologia, ma al mondo, non in Italia, al mondo. È stato anche chiamato dal governo degli Stati Uniti e poi è un grande scrittore, e ho l'onore di anticiparvi che verso ottobre, ce la facciamo per ottobre, verrà pubblicato sempre dalla Sappi Arte Editore un libro su Hemingway, che il professor Malizia ha conosciuto personalmente e di cui ne è stato amico. Prego. Grazie, grazie al pubblico. Io presenterò questo volume, che è un volume bellissimo, un volume, una realizzazione tipografica e fotografica, iconografica di alto livello, e il contenuto è particolare, perché vengono illustrate molte delle opere più significative del maestro Ernesto Lamagna. Ma queste opere che vengono presentate del maestro Lamagna sono commentate nel libro esclusivamente da Maria Pia Cappello, che ha fatto uno splendido lavoro, perché lei unisce l'opera a commenti di grandi artisti, sia più che altro letterati, filosofi, ma anche poeti, quindi che ha portato alla capacità di rendere l'opera d'arte di Lamagna ben più comprensibile, se possibile, perché l'opera già di Lamagna ha una forte espressività. Prima di tutto, lei si domanda, da esperta critica d'arte e nello stesso tempo da scrittrice e letterata, si domanda qual è lo stile che caratterizza l'opera di Lamagna. E valutando vari parametri stabilisce che è un barocco, ma non il barocco a cui noi siamo abituati, di cui siamo padroni, perché Roma è la capitale del barocco, ma l'Italia può essere considerata la capitale del barocco, perché se noi andiamo da Venezia alla Sicilia, andiamo a Lecce, a Martina Franca, troviamo a Noto, troviamo dei capolavori barocchi che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi non è questo barocco come partenza, barocco classico, ma un barocco che ha maturato attraverso la capacità di Ernesto Lamagna e l'intelligenza di Maria Pia di portare Cappello, di portarlo fuori, ha maturato il surrealismo, il futurismo, l'espressionismo, non l'espressionismo barocco, ma l'espressionismo che viene dalla scuola di Vienna, quindi da secoli dopo, perché realizzando una fusione molto interessante. A supporto di questi concetti, Maria Pia ha portato 5 opere. Io le dico brevemente perché non so quanto tempo ho e quindi non so quanto potrò parlare. La prima opera, ed è subito sera, in cui l'artista ha realizzato una maggiore spiritualità, ricorrendo a un artificio che è barocco,
cioè la base, mettere la statua, che è un giovane vero, sulla statua, sulla base, non direttamente sul tema. Quindi gli ha dato un senso di maggiore spiritualità. Poi, quello, non so se voi ricordate, conoscete l'art studio. Nell'art studio, dall'altro, sono derivati grandi attori come Marlon Brando. E Marlon Brando esprimeva con le mani molte volte i suoi sentimenti. Come con le mani esprime il giovane della prima scultura presentata, che si chiama E subito sera. Non solo, noi abbiamo su questa figura abbiamo una serie di sovrapposizioni, di marcature, di incisioni, che sono quelle che portano fuori parlano dell'anima, portano fuori i sentimenti dell'anima. E poi abbiamo l'importante l'atteggiamento con la testa un po' abbassata in senso di sottomissione, le guance scavate come ad esprimere un senso di dolore, di rassegnazione al dolore, vero? E poi la posizione delle due braccia lontane dal corpo e le gambe afflesse, come l'atleta che è pronto a partire per il suo breve viaggio, perché subito sarà sera. Questa è una piccola aggiunta. La seconda scultura che fa parte di questo gruppo riguarda, e si chiama E verrà la notte e ti porterà via gli occhi. E verrà la morte e ti porterà via gli occhi. È il problema della morte, problema molto importante, interessante e vivo in tutte le opere di Lamagna, come sottolinea e esplicitamente ci mostra l'autrice del libro, Maria Pia Cappello. Si tratta di una persona sdraiata su una chaise longue, sta aspettando la morte, e probabilmente fa un suo consuntivo di quello che ha fatto durante la vita, mentre ha un senso di timore a quello che l'aspetterà, a quello che succederà dopo la vita. E questo è molto bello, questo senso di incertezza, di timore di fronte alla morte. Non alla morte in quanto tu muori, non sei più, ma in quanto puoi essere qualcuno, e puoi essere qualcuno bello e buono, kalos, katos, greco, ma puoi essere anche brutto, l'insetto dei buddisti, degli indiani, però, che, e quindi diventare, essere oppure il condannato all'inferno di noi cattolici. E quindi questo è un elemento molto importante. La terza scultura, Minotaurus, è particolare, Minotaurus Demon. Vi devo raccontare la storia, che è come la racconta Maria Pia, per inteso. E si tratta di nanuncoli, i quali si mettono in testa un cranio con le corna del toro, per apparire importanti, e saltano a cavaciccio delle persone che vogliono aggredire, specialmente donne. Ed è questo è il demon Minotaurus, che è particolare. La quarta statua, opera del nostro maestro Lamagna, si chiama Kenosis. Kenosis è una parola greca, la quale significa liberazione,
significa spogliarsi. E che cos'è in teologia? In teologia rappresenta tutte quelle correnti di pensiero, come spiega la nostra scrittrice, tutte quelle correnti di pensiero teologico che apportano lo spiritualismo al massimo dell'espressione. Pensiamo a Caterina, Santa Caterina da Siena, la quale diceva che lei si spogliava si annullava per entrare in Gesù Cristo. Questo era il suo concetto, e quindi questo è molto importante, anche perché è un riflesso teologico. Io Monsignor Gervais, il quale mi può correggere quando vuole, Sant'Agostino è il sostenitore del libero arbitrio, e noi l'abbiamo sempre seguito e ammirato come tale. Ecco, è coesistente e possibile di coesistere il libero arbitrio con l'annullarsi? Sì, perché praticamente è soltanto una corrente di pensiero mistica la quale usa questo, entra, si annulla in Gesù Cristo. Non è necessario per la salvezza annullarsi in Gesù Cristo. Noi possiamo, abbiamo la fede, abbiamo l'amore, e ci bastano queste. L'annullamento è un processo plus, il quale logicamente comporta anche dei sacrifici, come toglierci il libero arbitrio. La quinta opera portata a testimonianza dal barocco è il desiderio di potere sul cavallino a gondolo. Questa è un'opera critica, ve lo dico a tutti coloro che sono stati potenti, sono finiti. Lo stesso, cominciando da Alessandro Magno, che quando era sul cavallino a dondolo, dopo essere stato sul bucefalo, finisce il suo impero. Hitler, per andare all'ultimo, Hitler, il quale è stato su un cavallino a dondolo, non è stato sulla Panzer Divisione o sulla Luftwaffe, ma è stato sul cavallino a dondolo. Ora ci sono altri capitoli, io non so quanto tempo ho, ma quello che vorrei trattare è il vecchio pazzo acrobata e della follia nel momento attuale, nel nostro secolo. Quello è importante, perché Se noi volevamo fare un solo capitolo di questo, dovevamo mettere un O, cioè dire l'acrobata da pazzo oppure la stato attuale della follia, come spiega la nostra scrittrice, lo stato attuale della follia in questo secolo in cui noi dobbiamo fronteggiare delle grandi innovazioni, dalle innovazioni tecnologiche al DNA, all'energia nucleare, ai processi informatici di altissimo livello. Quindi la follia è praticamente cambiata. Cioè la follia è sempre la stessa, perché follia, come spiega Maria Pia, deriva dal latino follis, il quale significa vuoto, cioè senza consistenza. Ma la follia cambia, non cambia la follia, ma cambia l'atteggiamento del secolo rispetto alla follia.
Se noi andiamo nel secolo classico, tralasciando gli ebrei per cui il folle era un demoniato, nel secolo classico il folle era il divinatore. Ma basta che noi passiamo il 500 d.C., per cui il folle diventa l'indemoniato, il posseduto dal demonio, che va esorcizzato, e se non riesce l'esorcismo va condannato, deve essere bruciato, perché è il diavolo, è il diavolo. Praticamente io concludo in due minuti. Avevo cercato di scrivere questo libro così bello per tre motivi: per la scrittrice che l'ha scritto, per Lamagna, che è Ernesto Lamagna, che ha fornito il materiale, per l'editore che lo ha così ben coltivato. Noi abbiamo altri grandi capitoli che vi invito a leggere, perché sono espressi in una maniera molto chiara, con una serie di semplificazioni dai più elevati scrittori, filosofi e artisti, da Maria Pia Cappello. Quindi vi invito a leggere la porta della vittoria, Victory Port di Toronto, per cui ha avuto nella chiesa di San Michele di Toronto, che narra la lotta tra Michele che uccide Lucifero, e che ormai si è trasformato prima in drago, poi in serpente, e poi viene precipitato all'inferno con la nascita dell'inferno. Gli altri capitoli sono stati più o meno accennati, ma volevo richiamarvi sul concetto della morte, che così spesso viene fuori sia dall'arte immensa di Lasagna, sia dalla capacità di scrivere e di interpretare così acuta di Maria Pia Cappello, però il concetto della morte. E lo finisco citando, se ben ricordo, una brevissima poesia di Ugo Foscolo. Un dì, se non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua tomba, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni perduto. Or la madre, il suo dì tardo traendo, parla di te col tuo cenere muto, ed io delusi a voi le palme tendo. Tendo per gli oscuri sentimenti che furono a te causa di morte, si era suicidato il fratello. Questo no, però in questa poesia è racchiuso tutto il concetto, sia di Lamagna sia di Maria Pia Cappello, perché non interpreta la morte, la lontananza, l'esilio, combattere per un ideale della patria, che traspare da uno dei tre sonetti che sto dedicato a Zante, a Giacinto, dove lui era...